Venditalia 2024 continua, siamo allo stand della Promel SRL, la società italiana che si occupa di macchinari e sistemi per il pagamento, e siamo in compagnia di Federico Bissarini, il responsabile commerciale Italia. Caro Federico, bentornato. Grazie, ben trovato e per fortuna ci ritroviamo di nuovo tutti insieme in questo contesto particolarmente importante per il vending. È una gran festa, davvero, nei corridoi tra un'intervista e un'altra abbiamo modo di incontrare e sorridere e salutare tantissimi attori della distribuzione automatica. Diciamo che spesso ci sentiamo al telefono, ci incontriamo in eventi, ma soprattutto ci rivediamo qui a Venditalia 2024 in questo caso. Federico, sono 2 anni che non ci vediamo, che cosa è accaduto in casa Promel negli ultimi 24 mesi? Bellissima domanda, perché insomma di eventi nel mondo ne sono successi tanti negli ultimi 24 mesi e anche di più, quindi ci stiamo davvero ritrovando cambiati, il mercato è cambiato. Il mondo del vending anche ha avuto le sue evoluzioni e noi abbiamo avuto l'idea di dedicare gli scorsi anni e affinare in questi ultimi 2 proprio le nostre energie a una riorganizzazione per proporci nel modo migliore possibile ai clienti che avremmo ritrovato a valle del terribile periodo che abbiamo passato ormai qualche anno fa e che purtroppo, anzi per fortuna, è davvero alle spalle e facciamo fatica a ricordare. Ma per venire a quelle che sono le nostre proposte che abbiamo voluto presentare a Venditalia, credo che la più interessante sia quella della nuova 101 Large, che è l'ultima nata di un concetto, di una linea di macchine a un'unica uscita, che sono principalmente dedicate a coloro che non hanno l'esigenza di separare le monete, ma hanno comunque bisogno di conteggi veloci e affidabili. Per quale motivo avete pensato a questa soluzione per i gestori? Perché sono state crescenti le richieste di utilizzare macchine che non dividessero le monete, perché sempre più spesso i gestori poi le riuniscono per darle ai portavalori, però l'esigenza di poter estrarre un certo numero di monete di un certo taglio era comunque rimasta presente nel processo tipico del gestore. Vi racconto una cosa che probabilmente richiamerà l'attenzione molti di coloro che ci stanno ascoltando. Poter dotare fast food, bar e diciamo gli esercizi del vicinato degli spiccioli che sono sempre più difficili da reperire in banca e sempre più difficili anche da depositare in banca. Allora nel tempo si è generata questa sorta di rete in cui gli spiccioli hanno un flusso diretto da chi ne ha in grande quantità a chi ne ha bisogno in grande quantità, per cui il portavalori si porta via il suo sacchetto di misto, i sacchi di misto, ma abbiamo ancora la possibilità di estrarre un certo numero finito di monete di un certo taglio. Io ho preparato una prova che fa capire un po' il funzionamento di questa macchina, che conta dal misto, ma riuscirà ad estrarre tutte le monete da 1 euro, che sono più grandi di quelle da 20 centesimi e più piccole da quelle di 50, dall'uscita laterale. E allora aspetta che mi faccio da quest'altra parte, puoi far partire la macchina e nel frattempo noi andremo a riprenderlo con la nostra telecamera. Ecco qui. Eh sì, la macchina ha le prestazioni tipiche dei nostri prodotti e con la stessa velocità con la quale avveniva la discriminazione per calibro, adesso riusciamo ad avere una discriminazione attiva, per cui configurando la macchina con il taglio o con i gettoni, perché vale anche per i gettoni che voglio far fuoriuscire dalla uscita laterale, ottengo questo filtro, questo numero finito di monete che finiscono tutte qua. Federico, restano in attività le macchine che fino a oggi
andavano a dividere i 5, 10, 20, 50 centesimi, 1 euro, 2 euro e così via. Certamente, ci sono le macchine che discriminano tutte le monete degli euro, fortissimo vanno i prodotti che contano i 6 tagli tipici del vending, ma anche compatte e più flessibili e anche più economiche e più abbordabili. Benissimo, allora io ritorno alla mia postazione. Federico, ti ringrazio. Nel frattempo voi avrete avuto appunto modo di andare a rivedere le macchine, come si chiamano? Le macchine che io definisco multiuscita. La Conta Dividi 801A e 501. Il primo numero dei modelli Conta Dividi determina proprio il numero delle uscite. 101, 501, 801 per la versione 8 uscite. Ricordiamo infine qual è l'indirizzo di posta elettronica per entrare in contatto con te e o con Promel per avere maggiori informazioni sui vostri prodotti che, ricordiamo anche, sono presenti sul vostro sito. Assolutamente sì, la Conta Dividi, @promel.it. Chiedeteci informazioni e raccontateci le vostre esigenze. Federico Bissarini, responsabile commerciale di Promel SRL, grazie. Grazie a te, a presto.